tua presenza potrebbe servire a dare qualche annuncio ufficiale o è semplicemente una scelta che sia lei al posto dell'allenatore Zanzo? Intanto sono qua, noi dobbiamo ricompattarci e parlo solo io ovviamente della società in questo momento. Non c'è nessun tipo di decisione, nessun tipo di allusione in qualche cosa che voi giornalisti pensate. Capita veramente in alto in questa città. Partita che credo sia ineccepibile dal punto di vista del risultato, soprattutto nel primo tempo tantissimi errori gratuiti hanno concesso poi spazio a Sancini, che poi ha detto, cioè considerando le occasioni create, credo abbia anche meritato la vittoria. Ma credo che questa partita sia stata determinata da episodi, perché pallino ce l'aveva la Torres al primo tempo, poi abbiamo preso quei due gol, uno sul calcio d'angolo alla fine del primo tempo e l'altro su una palla che si poteva rinviare da parte del nostro difensore, ma poi abbiamo dato un fallo laterale e da lì è scaturita il primo gol. Ma questo non vuol dire che non siamo vivi, siamo vivi. È ovvio che in questo momento gira così e andiamo avanti per adesso. Ecco, direttore, gli addetti ai lavori vi portavano tra le squadre favorite, quantomeno a stare dalla parte sinistra della classifica, non parliamo playoff e tra del campionato. Come vi spiegate queste prime quattro partite con zero punti? Questa è una domanda, se fossi un mago di avere una risposta. Purtroppo non aspettavamo queste cose qua, e per tanti episodi giochiamo bene, ma le partite poi vengono terminate in un altro modo. Sappiamo di aver messo su un organico importante per la categoria, e adesso non gira e spero che sia la prossima partita questo avverrà. Direttore, Torres che ha cominciato bene sia il primo tempo che nel secondo tempo, paradossalmente si è disunita dopo il gol della Nocerina e invece di tentare una reazione ha subito il secondo e lì poi la squadra è andata un attimo in confusione. Anche nella ripresa dopo 15 minuti iniziali molto buoni, poi ha rischiato anche di subire il terzo gol. E penso che prendere gol come li abbiamo presi oggi e farci da male da soli, ecco, solo questo, perché nell'espressione del gioco, nello sviluppo del gioco, penso che voi tutti abbiate visto la squadra come reagisce. Poi è ovvio che recuperare due gol non è semplice con una squadra come la Nocerina, la Solana. In questo momento è così, gira così, aspettiamo che si arrivino a soluzioni migliori. Qualcosa da aspettarsi ulteriormente dal calciomercato, dall'ultimo 15 di calciomercato? Ma penso che la Torres con il suo presidente abbia fatto degli enormi sforzi. In questo momento più che aspettarsi qualche cosa è aspettarsi di unirsi e compattarci tutta la squadra, i tecnici, lo staff, per uscire fuori da questa situazione, perché sta diventando una situazione dove poi è difficile poi ragionare in un modo diverso, ecco, solo questo, nel senso che tutti quanti siamo in discussione, tutti quanti abbiamo voglia di far bene e dobbiamo iniziare a avere la volontà, la cattiveria, perché come ho detto prima, prendere due gol in queste situazioni con quel tipo di giocate non è sicuramente per una squadra che è nata con un altro tipo di obiettivo. Ecco, direttore, sarebbe impensabile in questo momento parlare solo di esonero allenatore, visto che non entrate neanche a casa. Io non voglio parlare di queste cose qua, perché non è noi siamo, come ho detto prima, crediamo molto in questo progetto tecnico, crediamo tanto in tutti i ragazzi e spero di riuscire a uscire da questo tunnel, perché è un tunnel dove, come avete visto voi, grande espressione di gioco, ma poi alla minima deferenza prendiamo gol e questo non va bene per una squadra costruita in un certo modo.